Ciao a tutti, mi presento, mi chiamo Sebastiano Grasso. Molti di voi già mi conoscono, gli altri impareranno a fare la mia conoscenza durante il breve video. Video che non ha alcuna velleità di essere un tutorial su come si realizza un presepio. È un video che vuole raccontare piuttosto le emozioni e le motivazioni che mi hanno condotto, ecco, ad illustrare questo mio progetto. Un progetto piuttosto domestico, casereccio, perdonerete infatti l'assemblaggio, è stata un'idea che è nata così, spontanea, anche in virtù dei consensi che sono inaspettati che ho ricevuto sul social di Facebook durante i vari passaggi di realizzazione del presepe. Quindi premetto che io non sono un professionista del settore, un presepista, ecco, non è un termine che mi piace tanto, però è un presepista. Diciamo che ho una mia piccola esperienza. Sin da bambino ho frequentato lo studio, laboratorio del celebre artista tolmezzino Arturo Cussichi. Lì lavoravamo la corteccia sia di larice che di abete per realizzare souvenir molto apprezzati, tra l'altro a Sappada, Cortina d'Ampezzo. Altri lavori che realizzavamo erano le Madonnine. Cussichi realizzava un master sul legno pregiato e io poi col pantografo andavo ripetendo i vari modelli. Successivamente, nel corso degli anni, decisi di applicare questa tecnica costruttiva, cioè l'impiego delle cortecce, anche per realizzare alcune capannine per presepi. Alcuni modelli furono esposti nelle più esclusive vetrine di Brescia e provincia, ricordo, ed ebbi apprezzamenti e anche riconoscimenti. Se la Carnia è stata la mia terra adottiva, la Sicilia era la terra dei miei avi. Sono stato fortunato. Diciamo che nel trascorrere del mio tempo ho vissuto in luoghi di incanto. Oggi abito in un paesino che è adagiato sulle colline dell'Etna. È un posto fantastico perché molte volte con un sol colpo d'occhio si riesce a vedere la neve sul vulcano e il mare. La pittura è sempre stato il mio grande amore. Le lezioni che seguivo presso Arturo Cussichi catturarono per sempre il mio cuore. Dico spesso che è lì che ho imparato ad amare l'olio della tavolozza, i profumi, le luci, i colori, i fiori di montagna, le passeggiate nei boschi col maestro. Era un incanto. Nel corso degli anni, ecco, ho acquisito abilità in vari settori. Abilità che mi hanno permesso di realizzare varie strutture. Lavori di cui vado particolarmente fiero sono le famose lampade. E lì la conoscenza è stata espressa veramente ai massimi livelli, perché dovevo riuscire ad assemblare in poco spazio tutti i sistemi elettrici in modo da rendere poi la struttura efficiente e sicura. Ricordo con piacere che Culla, un tronco di olivo particolarmente lavorato, oggi è in possesso del maestro Piero Cuccione. Anche la fotografia è stata una passione. Mi sono impallato, ci credete? Ci credi? Mi sono impallato. Il presepe che passo ad illustrare condensa un po' tutta l'esperienza acquisita nel passato. Non c'è più l'impiego della corteccia, bensì del polistirolo e del gesso. Di arbusti, anche raccolti in natura, di colla di coniglio e di colori di pigmenti puri, ed anche di resina per creare ruscello. Tenendo conto dei principi e delle regole di costruzione, anche della famosa dimensione aurea, ho cercato di creare lo amo definire un punto focale, dove l'attenzione corre su più punti e raggiunge la natività. Non ci doveva essere un'altra soluzione, perché ho sempre accarezzato l'idea che ci deve essere un magnetismo, o in un quadro, o in una lampada, o in un presepe, ci deve essere un punto che attrae inspiegabilmente l'occhio. E credo di esserci riuscito.
Spero che il risultato vi piaccia. È il frutto principalmente di un visionario, di un romantico. È il mio studio, laboratorio, impolverato. Nel corso degli anni ho assistito veramente a momenti di grande intensità. Io non sono un colto, nel senso che non sono un intellettuale, ma sono un creativo. Sono una persona che sente la necessità di costruire emozione, sì, perché forse alcuni di noi hanno difficoltà a manifestare l'empatia, l'emozione, e ci riescono solo attraverso queste forme. E se questa può essere la vera soluzione, ben venga. Ora vedrete il mio presente. Spero che vi piaccia. Concludendo, vi auguro buon Natale. Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Che la Sacra Famiglia ci possa essere vicino, veramente. Io, anche nei confronti della fede, sento un'attrazione misteriosa, inspiegabile. E forse le cose più belle mi sono venute guardando quell'altarino che c'è fuori dalla finestra di casa mia e vedendo la Madonnina illuminata dal sole. Grazie, buon Natale.